Con l'inizio della primavera, le vasche delle saline si popolano di tantissimi uccelli. Sono infatti tante le specie che in questo periodo dell'anno, migrando dall'Africa all'Europa, dopo la lunga traversata del canale di Sicilia, si fermano nella riserva delle saline di Trapani e Paceco. In questo momento troviamo fenicotteri rosa, volpoche, cavalieri d'Italia e tante altre specie, le avocette, che all'interno delle vasche si riposano e alimentano. Durante il periodo della migrazione, infatti, le saline di Trapani rappresentano un luogo di sosta per centinaia di specie che, attraversando il canale di Sicilia, trovano qui un luogo dove riposare, alimentarsi e riprendere il lungo viaggio migratorio che li porterà negli areali di riproduzione. Purtroppo, nel loro passaggio tra le vasche e i canali delle saline, gli uccelli rischiano di andare a finire sui fili dei due elettrodotti, una vera e propria minaccia per l'avifauna. All'interno della riserva, nella parte nord, la salina è attraversata da due elettrodotti aerei di media tensione e purtroppo negli anni tante sono state le mortalità. Considerate che vanno a sbattere sui fili dell'elettrodotto aereo uccelli come i fenicotteri rosa o per esempio gli aironi, e la morte può avvenire o per folgorazione o per collisione. Purtroppo è capitato per tanto tempo di trovare carcasse di individui sotto, diciamo, l'elettrodotto, ed è capitato anche, capita, di trovare individui, per esempio, di fenicotteri rosa che presentano o delle ferite oppure addirittura inabili al volo. Tra l'altro, i due elettrodotti non sono più in funzione e l'Enel si è detta disponibile a togliere cavi e tralicci, ma c'è anche un finanziamento di 1 milione di euro già disponibile dalla Regione attraverso i fondi europei che punta a diversi interventi all'interno della riserva, tra cui l'eliminazione degli elettrodotti, consentendo così agli uccelli di volare senza alcun rischio. E negli anni si è avviata un'interlocuzione con Edistribuzione, la quale si è resa disponibile, compresa la natura della problematica, a realizzare un elettrodotto interrato. Tra il 2019 e il 2020, infatti, Edistribuzione ha realizzato un elettrodotto nuovo interrato fuori dalla riserva e attualmente i fili che vedete non sono più alimentati dall'energia elettrica, quindi rimane la presenza dell'elettrodotto fisicamente, che costituisce ancora un problema perché gli uccelli possono comunque andare a sbattere, ma non è più alimentato. Enel è disponibile chiaramente a dismetterlo, a smontarlo, sostenendo, togliendo fili, sostegni e conduttori, ma in questo momento c'è anche la possibilità di attingere a dei fondi comunitari attraverso il FERS 2014-2020, l'azione 651, che prevede degli interventi per la conservazione della biodiversità. Nell'ambito di questa azione, il Comune di Paceco ha ricevuto un finanziamento per smontare l'elettrodotto e insieme a questo intervento andare a realizzare dei miglioramenti, degli interventi di rinaturazione all'interno delle saline.